Buonasera, siamo qui al Malaga, appena terminata a Fenerba c'è Borussia, grande spettacolo, una partita emozionante fino all'ultimo minuto, l'ha vinta il Fenerba, c'è prima vittoria per il Fenerba in questo 2015, la seconda in campionato dopo quella con Bayern Monaco, c'è arrivata anche quella con Borussia, contro le tedesche, solo vittoria per i turchi del Fenerba, c'è migliore in campo, ancora lui, Maurizio Balletta, ci ha messo l'anima, ci ha messo il cuore, sia in difesa che in attacco, decisivo. Questo Fenerbahce adesso punta a che cosa? No, noi puntiamo all'Europa League, poi se c'è anche un po' di fortuna alla Champions, però più all'Europa League, a vincere. Un complimento a tutta la squadra, al nuovo acquisto Porcelli che ci ha dato la mano, Pasquale, Enzo, anche Antonio Argenziano, che è sempre il nostro cuore, Antonio Argenziano. Cristiano tra l'altro bistrattato dalla Roma, prima aveva dichiarato di aver acquistato il talento argentino, poi non l'ho voluto più. Però fortunatamente è tornato sui suoi passi, perché giocare con la Roma era un tradimento doppio, perché siccome lui è cuore Napoli, indossare la maglia giallo rossa. Non si può. Ci sarà forse un ritorno di fiamma con l'Argentiano? Questo no. Mai più. No, forse addio mai. È un amico. Così, vediamo adesso una parola a Montepiano, il giovane di questa squadra, doppietta decisiva insieme a quella di Porcelli, questa squadra finalmente gioca come sa. Piano piano stiamo cominciando a giocare un po' come e vincere tutte le partite. Speriamo. Punta quindi ai playoff di Champions, questa qua. Una parola, Grande Maurito. Napoli, aspetta il Napoli per la Champions. ma il Big Match domani oltre il Big Match domani vuole incontrare questo Napoli Champions per poi dare una lezione a questo Napoli che avete solo perso in tutti i livelli. Sì, sicuramente domani l'Atletico Madrid vincerà. Sicuramente. E poi incontreremo in Champions, sarà un'altra storia. Ci sono ancora molte partite da giocare, staremo a vedere se il Fenerbahce riuscirà ad arrivare ai playoff di Champions. Adesso il capo Milan è Trab, ci vediamo dopo. Le prime tre sono mai arrivabili, quella 30 punti. Sì, vabbè, il nostro obiettivo è mantenere il quarto posto, un posizionamento migliore nei playoff. Poi il mio campionato personale, ho contato prima la classifica, mi sembra più del doppio dei punti. Abbiamo no, più del doppio dei punti, loro 13, noi 29, quindi 29, non nomino nemmeno la squadra, penso che si sa, è la Tiger Team. Quindi il mio campionato già l'ho stravinto, poi il resto è tutto in più. Ancora due giornate, alla 13ª ci sarà il fatidico scontro tra Cesare Capà e il derby del Jack. Sarà la nona volta che vi affronterete. Aspetti solo quella partita.
Beh, per quanto riguarda l'anno in corso, non c'è 2 senza 3. L'ho battuto, l'ho stravinto, umiliato nel precampionato, l'ho umiliato nella semifinale Jack. Lo umilierò anche in campionato, non c'è 2 senza 3. Purtroppo non sarà una novità. Questo è il mio campionato e per ora le soddisfazioni sono tante. C'è stata anche una piccola umiliazione dello sponsor Jack, sì. Dove abbiamo difeso insieme il nome di Spizzi a danni del Bruco che è stato battuto. C'era il Bruco militava sia Alfieri che agli Orfi, il classico dei classici, invito come al solito dalla coppia Giovino-Matteo di Orfi. Ma la coppia Giovino-Matteo di Orfi è dall'estate che non sa perdere, non conosce sconfitta. Poi giocando più sotto ritmo Alfieri ha fatto qualcosina in più, complice anche il nostro portiere, però quando gioco per Ciro Spizzi ci metto l'anima come sempre e non potevo perdere. Il panino poi è stato... Il panino, no, una Red Eric da Ciro Spizzi ancora non l'ho avuto, ma ci sarà meglio. Magari stasera gli porti il giornalino così... Bravissimo, mi hai dato una grande idea, lo farò. Ciro non sa come trattarmi. Poi magari in estate, la cosa esorda. In estate cercheremo di fare una squadra insieme, sempre per lo spettacolo del jazz. Ma la coppia Matteo Dinolfi e Iovino è intoccabile, in estate non prendiamo impegni con nessuno, non accettiamo contratti milionari e da sceicchi perché già, non ci possono, già siamo pronti, non ci possono dividere, con il cuore, non per soldi. Ringraziamo Iovino, il capitano del Trab, adesso il campo Roma-Tottenham ripresa dalle telecamere di Video Roma.